arrivato il nuovo calendario Parole di Vita 2023. Ordina la tua copia gratuita. Oppure è disponibile nei formati da 50 pezzi a 57 euro. Oppure da 100 pezzi a 115 euro. Spedizione gratuita. Ordina adesso chiamando al numero più 39 0975 372 210. Oppure scrivici su WhatsApp. Scrivici via email a infochiocciolaparoledivita.org oppure online sul sito www.paroledivita.org store. Ah, dimenticavo! Se desideri evangelizzare, ma non puoi distribuirli, in fase di ordine fai richiesta di distribuzione. Lo faremo noi per te. Dio ti benedica. Pace a te. È tempo di semina ed anche stamattina siamo qui per dirti di ordinare il tuo calendario. Noi te ne mandiamo due gratis, uno per te e uno per un tuo amico. Se hai qualche amico in tutta Italia che vuoi fargli raggiungere i due calendari, telefona al numero che passerà dopo questa riunione. Così puoi prendere nota e glielo fai arrivare puoi chiamare anche adesso allo 0975 37 22 10 ripeto 0975 37 22 10 e puoi così fare l'ordine per te e per i tuoi amici e li mandiamo te li mandiamo gratuitamente così puoi avere per tutto l'anno una meditazione quotidiana. Approfittiamo di questo tempo da poter seminare la parola del Signore. Se poi hai il cuore di distribuirli ai tuoi amici, 20-30 amici che hai, ordina neanche di meno per loro. Se poi non li puoi distribuire come hai sentito nello spot, noi lo possiamo fare per te perché ci sono delle missioni che aspettano proprio con ansia che arrivino questi calendari per distribuirli come Cristo alla risposta oppure i fratelli che lavorano tra i carcerati perché li offrono gratuitamente come testimonianza dove vanno. Perciò puoi collaborare anche in questo modo. Lasciati guidare dallo Spirito Santo e fai il meglio che puoi per l'avanzamento del regno di Dio. Ebbene, ora se devi prendere nota, passa il numero dopo questo incontro. Insieme ora vogliamo cantare un bel canto che è il numero 810, che è intitolato Inno di Vittoria. Con il Signore noi camminiamo sempre di vittoria in vittoria. Cantiamolo insieme, canta insieme con noi. Mm. Che è costui che può far tacere il mare Nel momento che la tempesta ti vuole affondare Egli viene con autorità e manda la calma Egli è colui che fece passare Camminando attraverso le acque del Mar Rosso, c'è una scala in mezzo al mare perché fra ele potesse passare, all'altra riva a piedi asciutti potevo cantare. lo mio tu non devi temere Se ti insegui il Faraon All'altra riva tu passerai Anche tu così canterai Meno di vittoria Ogni volta che il mare tu dovrà attraversare Chiama sempre il Signore che ti può aiutare E nell'ora più difficile ti può vedere Chiama sempre il Signore perché se passi per il fuoco no, non ti brucerai E se passi per le acque non annegherai Passa come Israele che il mare attraverso E nel nome del Signore l'inno di vittoria Sulla trarida canto Quando sei davanti al mar E lo devi ti Chiama il Signore con te Solo Lui ti apre il mar Bello mio tu non devi temere, se ti segue il faramo, alta riva tu passerai, anche tu così canterai, meno di vittoria, ogni volta che il mare tu dovrai attraversare, chiama sempre il Signore che ti può aiutare, e nell'ora più difficile ti può vedere. Chiama sempre il Signore perché Lui è il potere Se tu passi per il fuoco non ti brucerai E se passi per le acque non annegherai Passa come Israele che il mare attraversò E nel nome del Signore vino di vittoria Sull'altra riva accanto Sull'altra riva accanto arriva accanto Nel corso del cammino della nostra vita ci sono delle strettoie come quelle del popolo di Israele prima di arrivare di fronte al Mar Rosso c'erano del delle strade sconnesse piene di curve e salite e discese e non solo, ma poi un'altra difficoltà più avanti c'era il Mar Rosso, non era troppo facile, a volte ci sono delle strade davanti a noi che sono proprio così, forse anche adesso tu sei in un poco di salita. La salita anche se la prendiamo di buona volontà, però non ce la facciamo, si rallenta il passo e ci viene meno il fiato, è così, succede proprio così. E poi dopo che sembra che avevano preso la discesa, un'altra difficoltà, il mare, e poi guardando dietro, l'esercito di Faraone che stava arrivando, ancora peggio. Davanti il mare, di dietro l'esercito di Faraone ben armato, con guerrieri ad alto livello, e loro erano come dei migranti che vengono da noi. Pensa che strage ci sarebbe stata, eppure con il Signore, passo dopo passo, passarono all'altra parte e cantarono vittoria. Dove sei in salita? Ti manca il fiato? Stai avendo qualche difficoltà con il Signore? Canti vittorie. Ma l'altra vittoria grande è che quando passarono dall'altra parte lo stesso mare era diventata la tomba dei loro nemici. Con il Signore dobbiamo essere perseveranti e continuare, finché abbiamo il respiro, finché abbiamo ancora il fiato. Finché c'è vita non ci fermiamo di chiamare il Signore in aiuto perché Lui ci porta fino all'altra sponda. Egli ha detto io sarò con te fino alla fine dell'età presente. Un'assistenza totale. Se questa mattina sei ancora con me. Vuol dire che non sei ancora arrivata all'altra parte. Se c'è qualche salita, qualche strada sconnessa o hai davanti qualche difficoltà proprio come il Mar Rosso davanti agli Israeliti, il Signore ti chiede di guardare a Lui, lo chiede pure a me. Io sono come te nella stessa strada. Hai già capito come? Lo Spirito Santo ti sta già parlando, dicendoti guarda al Signore perché lui non viene meno. Dio è fedele. Preghiamo il Signore che ancora ci parli in questa mattina attraverso la Sua parola. Guardiamo verso di Lui insieme. Signore, veniamo a te. Perché tu sai, Signore, in che strettoia si trova questa sorella, questo fratello, questo amico, come lui non sa in che strettoia mi trovo io, ma noi insieme questo giorno vogliamo guardare a te, perché sappiamo che tu ci porti di vittoria in vittoria e a te, Padre, Figlio e Spirito Santo. Diamo l'odio e gloria in eterno e per sempre, ora e sempre, senza fermarci, perché tu sei il nostro Dio, il nostro Creatore, il nostro Salvatore e tu ci ami più di quando noi pensiamo, e perciò noi ci apriamo a te, invochiamo la tua presenza e ti diciamo parla ai nostri cuori in questo giorno per mezzo della tua parola. E noi continuiamo a camminare con te perché tu sei il nostro Signore, tu sei il nostro Dio. Amen, amen, amen. Ebbene, vogliamo guardare insieme come Dio è fedele nelle sue promesse. Noi a volte andiamo di fretta. Vogliamo che il Signore ci risponda prima che andiamo a Lui. Abbiamo una fretta che solo, solo noi lo sappiamo e quando non risponde subito us, si addirizzano i capelli, i nostri pensieri e il diavolo prende l'occasione e ci fa sbandare, ci trasporta in sentieri secondari e ci fa perdere l'equilibrio. Ma questo giorno guardiamo un esempio di fede, come quello di Abramo, il padre della fede, e ci è di aiuto sicuramente. Ascolta con attenzione quello che il Signore ci vuole dire dalla sua parola questo giorno e vedrai come lo Spirito Santo ti dà coraggio, forza nuova, fa crescere la fede. E continui, continui e non ti fermi. Il messaggio di questa mattina è che Dio mantiene le promesse e lo vediamo dalla sua parola. Le sue promesse sono tante fino nell'eternità. Per esempio, se nel giorno che il Signore mi ha salvato, Mi ha garantito che io andrò nel cielo perché il mio nome è stato scritto nel libro della vita. Ma non sono ancora nel cielo. È una promessa che non viene meno, ma sono più di 50 anni che dopo, dopo la salvezza, ma sono ancora qui. È venuta meno la promessa? No. Egli ha adempito le promesse che erano importanti fino a qui, ma ce ne sono altre che sono davanti. Noi a volte li vorremmo tutte subito, ma c'è uno scompenso, perché noi è lungo il cammino che vediamo l'adempimento delle promesse di Dio secondo il suo tempo. E noi dobbiamo preoccuparci di una sola cosa, di camminare con lui, perché man mano che si srotola il tempo arriva il momento che le promesse vengono adempite, perché Dio è fedele. In Gioele capitolo 2 verso 28 dice così, dopo questo avverrà, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. Successe il giorno dopo che parlò Gioele? No. Allora è una promessa di Dio, ma non si è adempita nel tempo di Gioele. Sa quelli che erano con Gioele, è facile che pensavano, ma che razza di profeta di Dio, portavoce di Dio, ha detto, ma non abbiamo visto niente. Questo è uno spazio di tempo dalla Pentecoste fino al ritorno del Signore. Però Gioele ne aveva parlato 800 anni prima della Pentecoste e possiamo dire 2800 anni fa, per noi. In Secondo Pietro, capitolo 3, verso 8. Dice, ma voi carissimi, non dimenticate quest'unica cosa. Per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno. Allora questi duemila anni per Dio, dalla dal giorno della Pentecoste fino ad oggi, sono come se fossero due giorni del suo calendario. Chiaro? Questi duemila anni sono come due giorni per Dio. Una promessa di Dio può essere adempita in un giorno, ma ci può essere anche uno spazio di tempo oltre la misura che noi possiamo pensare. Leggiamo in Genesi capitolo 17, verso 4, dice: Quanto a me, ecco il patto che faccio con te: tu diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Che bello, Signore, grazie. <coughs> Quattromila anni fa, Dio diede questa promessa ad Abramo, non fu nella sua generazione, però oggi noi constatiamo che le religioni più grandi che ci sono, le tre monoteiste più grandi nel pianeta, hanno come loro padre Abramo. E quante nazioni sono? Non lo sappiamo. La scrittura dice, diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Egli è il padre della fede delle tre più grandi religioni. Nazioni, quante nazioni sono? Una moltitudine di, di nazioni. Una domanda. Ha visto l'adempimento nella sua generazione? No. Ma Dio è stato fedele? Sì, noi vediamo che è vero. Alleluia. Quattromila anni fa, oggi tu avrai un figlio. Dio promise un figlio ad Abramo. ma aspettò 25 anni. Glielo diede? Sì. Era vecchio? Sì. Sara era vecchia. Aveva il figlio? Sì. Questo ci fa comprendere che le promesse di Dio noi non dobbiamo avere molta fretta. Noi dobbiamo continuare il nostro cammino con Lui. Hai capito, sorella? Fratello? Noi quando cominciamo a camminare con il Signore, non gli diciamo datti da fare perché una settimana poi c'ho da fare un'altra cosa. In Genesi 26, capitolo 3 capitolo 26 dal verso 3 fino al verso 5 guardiamo un'altra promessa ascoltami bene perché questo ci serve e ci toglie sta fretta che vogliamo tutto e subito da dio non dobbiamo guastare i programmi di dio dobbiamo camminare con dio leggiamo insieme Soggiorna in questo paese, mettimi i versi per cortesia, 26, 3. Soggiorna in questo paese e io sarò contento e benedirò, perché io darò a te e alla tua discendenza questi paesi e manterrò il giuramento che feci ad Abramo tuo padre. Leggiamo fino al verso 5. Moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e darò alla tua discendenza tutti questi paesi. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza. Perché Abramo ubbidì alla mia voce e osservò quello che gli avevo ordinato, i miei comandamenti, i miei statuti e le mie leggi, cioè i miei insegnamenti. Ci sono promesse a breve e promesse a lunga scadenza. Quando camminiamo con Dio, Lui parla, noi camminiamo con Lui. E lui adempie le sue promesse. Leggiamo nel verso 12 del capitolo 26. Isacco seminò in quel paese e quell'anno raccolse il centupro e il Signore lo benedisse. Cosa aveva detto il Signore? In quel breve spazio di tempo il Signore gli disse: Non andare in Egitto che c'è l'abbondanza, perché io l'abbondanza, se tu mi ubbidisci, la porto a casa tua dove tu sei. Ti benedico qui. E nel verso 12, nell'arco di un anno, il Signore lo fece prosperare in un modo potente. Una promessa a breve, ma Dio adempie le promesse. Noi dobbiamo camminare con Dio, non gli dobbiamo mettere fretta. A volte le nostre idee premurose vogliamo tutto e subito, come se... Dobbiamo lasciare Dio e andare per i fatti nostri. Questa è un poco la Chiesa moderna. Quando abbiamo bisogno diventiamo più ferventi, più zelanti, preghiamo di più. Poi, subito dopo, il nostro cammino si rallenta e quasi Dio non ci serve più. Signore, aiutaci. Matteo 6,8 Gesù ci dice qualcosa molto importante. Non fate dunque come loro. Poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Il nostro Padre Celeste è onnisciente, cioè il nostro Padre Celeste sa tutto, passato, presente e futuro. Sa tutto anche di te e di me. A volte vogliamo che faccia tutto come diciamo noi e a volte pare che vogliamo tirare il cielo giù. Se ci sbatte in testa, ci ammacca diremmo diversamente, ma noi dobbiamo camminare con Dio, sorella, dobbiamo perseverare nel nostro cammino con Dio perché Lui è fedele. In secondo Pietro, capitolo 3, verso 9, ci dice che ci sono molte cose da fare ancora nella nostra vita. C'è molta carta vetrata ancora per lisciare alcuni spigoli della nostra vita spirituale. Leggiamo insieme cosa dice. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come pretendono alcuni, ma è paziente, paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Giungiamo, cioè abbiamo tante cose da sistemare ancora nella nostra vita e lui ci dà il tempo di lavorazione, di preparazione, di aggiustarci di avere uno stile di vita che stiamo camminando con lui. Se viene in questo momento, sa quanti di noi non siamo pronti? Noi vogliamo tutte le promesse, giusto? Quelle che ci servono? Ma tante promesse... Se ce li darebbe subito, noi non siamo pronti per poterle portare avanti. Un esempio pratico. C'è stato un ritardo per la sala che dobbiamo avere, aprire. Saranno 200-300 posti. Il comune non ci dava la scia. In questo periodo di Covid... La scia non è arrivata, però ti posso dire, se la scia ce la davano, con il Covid neppure ci potevamo riunire. O se ci riunivamo potevamo avere tanti di quei danni, perché le persone venivano da tutte le parti. Allora abbiamo atteso. Sembrava un intoppo, ma Dio sapeva che potevamo essere un punto di riferimento dove le persone venivano infettate e avremmo avuto delle grandi difficoltà anche a livello legislativo. Non è arrivata la scia, non è arrivata la licenza, l'agibilità, diciamo. Ma se arrivava, forse era peggio. Allora non dobbiamo disperare, Dio mantiene le sue promesse e noi dobbiamo adeguare il nostro cammino con il piano di Dio. Giungiamo, abbiamo tante cose da sistemare nella nostra vita. Se viene in questo momento sa quanti di noi non siamo pronti. Comunque dobbiamo sapere come dice nel verso 10, che può venire da un momento all'altro, allora dobbiamo essere sempre pronti. Leggiamo insieme il verso 10. Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno. La terra e le opere che sono in essa saranno bruciate come il ladro, di sorpresa, fulmineo, inatteso. Ora, le promesse del Signore sono sì e amen, ma noi dobbiamo essere sempre pronti, questo è importante. In primo Tessalonicesi capitolo 5, dal verso 2 al verso 4, dice così, guardiamo, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso come le doglie alla donna incinta e non scamperanno. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro. Allora non dobbiamo chiedere, sì, quando camminiamo con Dio, dobbiamo essere sempre pronti, e dobbiamo mantenere un rapporto di comunione con Lui, sempre, sempre pronti per partire, perché da un momento all'altro viene come un ladro, ladro, rapidamente. E tutte le promesse, Lui adempie le promesse. Ora noi abbiamo bisogno di esempi. E quale esempio può esserci di aiuto se non quello di Abramo? Questa mattina camminiamo un poco con lui, così impariamo a camminare con Dio. Va bene? Leggiamo insieme. In Genesi capitolo 15, dal verso 2 al verso 6. Abramo disse, Signore Dio, che mi darai? Poiché io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. E Abramo soggiunse: Tu non mi hai dato discendenza. Ecco, uno schiavo nato in casa mia sarà mio erede. Allora la parola del Signore gli fu rivolta, dicendo: Questi non sarà tuo erede, ma colui che nascerà da te sarà tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: Guarda il cielo e conta le stelle, se le puoi contare. E soggiunse: Tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore che gli contò questo come giustizia. Dio gli diede il figlio? No. Gli disse io ti darò un figlio. Lui camminava con Dio e parlava con Dio. Aveva anche lui le sue difficoltà. Ma parlando con Dio, Dio non gli rispose subito. Gli confermò che era vero. E da quel momento gli fece vedere due cose importanti. Se stava con la testa alta guardando le stelle diceva, così sarà la mia progenie. Se camminava lungo le spiagge, dove si trovava, guardando la sabbia diceva, così sarà la mia progenie, ma non aveva ancora figli. Dio gli aveva detto che Eliezer non era suo discendente, era un servo, perciò non sarebbe stato mai suo erede, erede delle promesse di Dio. Vedi? Questo ti aiuta questa mattina, aiuta anche me. Quando noi camminiamo con il Signore, alcune delle sue promesse sono vive nel nostro cuore ma non si sono adempite. Però non vuol dire, attenzione, che queste non si adempiranno, ma noi dobbiamo camminare con il Signore. Se si sposta un po' più avanti, Dio sa perché. Signore, aiutaci stamattina. Dobbiamo camminare con Dio, avere comunione. Abramo aveva comunione con Dio, parlava. Ma sai che lo dice anche a noi il Vangelo? In Filippesi 4,6 ci dice che noi dobbiamo parlare con il Signore. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere. Abramo stava pregando Dio mentre era nella Sua presenza, e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. Abramo in altri tempi camminava con Dio, come dice qui, il suo stile di vita era stabile, parlava, ma restava fedele a Dio, adorava, camminava in sua presenza. Non è che Abramo era un santo che non veniva mai meno, però nel suo rapporto con Dio, Dio lo richiamava anche e diceva di addirizzare i suoi passi mentre camminava con lui. È proprio come il mio cammino e il tuo cammino con il Signore. Noi dobbiamo restare fermi ed essere impegnati per servire il Signore. Quando noi troviamo grazia con Dio, Dobbiamo ricevere quella grazia, ricevere Gesù nella nostra vita e collaborare con Dio e Dio collabora con noi. Noè trovò grazia presso Dio. Ma quando Dio gli disse: "Fai un'arca", lui costruiva l'arca e predicava il Vangelo. Il Vangelo la legge di Dio. L'arca era il suo pulpito ed era impegnato. Non è una settimana sì, una settimana no. Cento anni. Hai ricevuto Gesù Cristo come tuo personale nella tua vita? Lo hai fatto per un momento o per un po' di convenienza, o sei un discepolo di pane e pesci che vai dietro al Signore solo per ricevere qualcosa e poi stai distratta di qua e di là, distratto che non sai più e stai sempre agitata, sempre agitato. Devi camminare con il Signore. Il Signore ci richiama questa mattina come richiamò anche ad Abramo. Abramo aveva fatto qualche errore. Tu dici possibile, anche Abramo fa, fa degli errori, sì. Erano passati 13 anni da quando il Signore gli aveva parlato, 13, 14 anni. E nel frattempo cosa aveva fatto? Era venuto meno nella fede. Si fece convincere dalla moglie perché aveva... Una domestica, una serva molto brava e affezionata e disse: Fai una cosa, entra dalla mia serva Agar, la facciamo partorire sulle mie ginocchia come se fosse uscito da me il figlio, e così fece. Vedi, gli errori si pagano, pensa in quella casa cosa successe. Un giorno la moglie Sara disse ad Abramo, comunque il figlio di Agar era figlio di Abramo, il problema era grosso. Disse prendi questa donna e il suo figlio, ma era pure figlio di Abramo e vai a sperdere che escano dalla mia presenza. Che dolore. Anche noi commettiamo degli errori, ma il Signore viene amorevolmente e ci dice, addirizza i tuoi passi perché devi camminare con me e perché tu, sorella, adesso parlo a te che sei nata di nuovo, a te che sei nato di nuovo. A te che non sei nato di nuovo, che puoi essere, puoi nascere di nuovo in questo momento, se cerchi Dio. A te che non sei nata di nuovo, puoi nascere di nuovo in questo momento. Dio ti parla, dirizza i tuoi passi per camminare con Dio. Nel capitolo 17, verso 1 e 2, il Signore apparve ad Abramo e gli disse: Guarda che bello. Quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse, io sono il Dio onnipotente, cammina alla mia presenza e si integro. E io stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente. Io sono il Dio onnipotente. Forse stava attraversando un momento di debolezza. Ma Dio dice di fronte alla tua debolezza: Io sono l'onnipotente, colui che tutto può. Non guardare la tua facilità, la tua debolezza. Io sono la tua garanzia, dovunque ti sposti, insieme con me. Ogni potestà, dice Gesù, mi è stata data in cielo e sulla terra. La tua garanzia, la mia garanzia. Di fronte a Satana, di fronte alle forze dell'avversario, di fronte a tutti gli ostacoli che ci possono essere, cammina integro in mia presenza. Cammina integra in mia presenza perché io sono l'Iddio Onnipotente, che dove tu non puoi arrivare, per quando tu sei debole, io sono la tua forza. Non guardare la tua fragilità, la tua debolezza. Una garanzia per noi, per lui e per noi. Quando sei sotto pressione, è possibile, per la tua discendenza io mi curo di te. Abbiamo letto nel verso 2 che dice, io stabilirò il mio patto fra te e ti moltiplicherò grandemente, cioè l'Iddio Onnipotente, colui che ogni potestà gli è stata data, se tu cammini con il Signore, si prende cura di te e della tua discendenza. Consacrati al Signore. Sorella, fratello, lascia perdere tutta sta fretta che vuoi le risposte subito. Cammina integra nella presenza del Signore, perché Lui è fedele e benedirà te e la tua discendenza. Consacrati con tutto il cuore, anche se non vedi che la tua famiglia sta seguendo il Signore come tu desideri, ma il Signore ti dice in questo momento, cammina in mia presenza, si integra, si integro, perché la tua insufficienza sarà colmata da me che sono. L'Iddio Onnipotente, colui che tutto può. Non guardare la tua fragilità, la tua debolezza, una garanzia per Lui quando era sotto pressione ed anche per noi e anche per la Sua discendenza. Dio continuò a benedire la Sua discendenza? Sì. Erano passati gli anni, ma guardiamo in Genesi 28, 3, dice il Dio Onnipotente ti benedirà, ti renda fecondo e ti moltiplichi in modo che tu diventi un'assemblea di popoli. Questo non è Abramo, Signore, aiutaci. Guardiamo nel capitolo 35 verso 11. E poi guardiamo nel 49, 25. A Dio sia la gloria. Dio è fedele. Dio gli disse: io sono l'iddio Dio Onnipotente, si feconto e moltiplicati una nazione, anzi una moltitudine di nazioni discenderà da te, dei re usciranno dai tuoi lombi. Il verso 49, capitolo 49, verso 25 dice Dal dio di tuo padre che ti aiuterà e dall'altissimo che ti benedirà con benedizioni del cielo di sopra, con benedizioni dell'abisso che giace di sotto, con benedizioni dalle mammelle e del grembo materno. Qui non è più Abramo e la sua discendenza. Siamo alla terza o alla quarta generazione? Dio è fedele? Sì. Quando partì Abramo, partì in ubbidienza ad una chiamata speciale. Nel capitolo 12 verso 1, leggiamo, dice, <coughs> il Signore disse ad Abramo, va dal tuo paese, va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre e vai nel paese. Che io ti mostrerò. A differenza del popolo, popolo di Dio, che Dio tirò fuori dall'Egitto, quel popolo uscì fuori dall'Egitto, ma il suo cuore era restato in Egitto. E fu un popolo disubbidiente che non camminò con Dio. Noi non dobbiamo seguire quelle, quelle tracce là. Quando il Signore ci chiama, dobbiamo seguire come ha seguito Abramo. Lui quando uscì da Ur dei Caldei, partì con Dio e non si fermò fino alla morte. Lui morì. Ma le sue promesse continuarono attraverso la sua discendenza. Ti posso fare una domanda? Hai dato il tuo cuore al Signore? Hai iniziato a camminare con il Signore? Non devi fare come i suoi figli 400 o 500 anni dopo? Noi dobbiamo fare come Abramo. Dare il cuore al Signore, riceverlo nella nostra vita e camminare ogni giorno con Lui e Lui adempie le sue promesse nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia e nella tua discendenza. Non devi essere un credente di pane e pesci e per l'occasione di presentare solo i tuoi bisogni, tu devi imparare a camminare con il Signore giorno e notte, sempre, perché lui è l'Iddio Onnipotente che ti viene in aiuto in qualsiasi momento. Quando passi per le strettoie, quando ti trovi in difficoltà, le tue fragilità vengono alimentate dall'Idio Onnipotente, colui che tutto può, l'Idio dell'impossibile che... Per lui tutto è possibile anche quando tutti ti dicono che non è possibile. Per lui è possibile. A differenza del popolo, Abramo lasciò per camminare con Dio sempre. Il popolo lasciò l'Egitto, ma il cuore era sempre in Egitto. Duemila anni dopo che Abramo aveva seguito Dio nel suo breve spazio di 170 anni circa, negli atti degli Apostoli troviamo la testimonianza di Stefano che dice a coloro che ascoltano il suo messaggio, noi siamo in questa città, noi siamo in questo luogo, noi siamo in questa nazione perché il nostro Padre Abramo Fu fedele a Dio. Leggiamo in Atti degli Apostoli, nel capitolo 7, dal verso 2 al verso 5. Grazie Signore. Stefano rispose, fratelli e padri, ascoltate, il Dio della gloria apparve ad Abramo, nostro padre, mentre egli era in Mesopotamia prima che si stabilisse in Sharan o Karan, e gli disse, esci dal tuo paese, dal tuo parentato, e va nel paese che io ti mostrerò. Allora egli lasciò il paese dei caldei e andò ad abitare in Sharan o Karan, come lo chiamano altri, e di là, dopo che suo padre morì, Dio lo fece venire in questo paese che ora noi abitiamo. In esso, però, non gli diede in proprietà neppure un palmo di terra, ma gli promise di darla in possesso a lui e alla sua discendenza dopo di lui, quando egli non aveva ancora neppure un figlio. Potremmo battere le mani se, fosse, se fossimo in un, in un luogo, Dio è grande. Stefano sta dicendo, duemila anni dopo, che noi suoi figli siamo qui perché Abramo non aveva neppure un figlio e noi siamo la sua progenie perché Dio è fedele. E siamo nel territorio che Dio disse ad Abramo, noi siamo la testimonianza. Risponde Dio alle promesse? Sì, ma noi non gli dobbiamo mettere fretta, noi ci dobbiamo preoccupare di camminare con lui. La sera prima che il Signore mi avesse salvato, feci questa preghiera a Dio e ancora è così nella mia mente chiara. Io non credevo in Dio. La sera prima che lo Spirito Santo cominciava a parlare al mio cuore perché avevo visto una persona battezzata nello Spirito Santo e per me era stato uno shock perché credetti immediatamente che c'era del soprannaturale perché io conoscevo quella persona e sapevo che non parlava la lingua che stava parlando, ma io l'avevo sentita quella lingua in giro per l'Europa quando giravo per lavorare con gli americani. Disse, Signore, io non so fare il pappagallo. Se tu cambi la mia vita, io ti do il mio cuore. Se devo raccontare storie che non sono vere o per dire o per convincere le persone. Signore no, se tu mi cambi il cuore e mi fai assaporare, mi fai comprendere che cambi la mia vita, io ti do il mio cuore fino all'ultimo respiro della mia vita. Il Signore lo fece la sera dopo. Mi salvò e mi battezzò nello Spirito Santo. Tu dici, ma che cosa vuoi dire? Voglio dire che quando io... Ho ricevuto il Signore nella mia vita. Inconsciamente ho fatto come fece Abramo. Abramo quando partì da Ur dei Caldei, poi in Sharan perché doveva morire suo padre per non portarlo dietro, che gli era di peso. Abramo aveva scelto di camminare con Dio fino alla morte. Tu che cosa hai scelto sorella? Fratello, forse stai camminando con Dio per quando hai bisogno di qualche cosa e vedi che poi le risposte non arrivano. Il Signore ti dice oggi quello che disse ad Abramo. Nella Genesi 17.1 dice, leggiamolo insieme. Quando Abramo ebbe 99 anni il Signore gli apparve e gli disse, io sono il Dio Onnipotente, cammina alla mia presenza e si integro. Hai scelto di camminare con Dio tutta la vita o cammini a singhiozzi? Una settimana sì, due settimane no, se così. Devi decidere oggi stesso. Signore, io ti do la mia vita, la mia vita finché resto su questo pianeta. Io voglio fare la tua volontà. Diglielo in questo momento. Perché così tu vedrai tutte le promesse di Dio realizzate nella tua vita e nella tua famiglia. Lo stiamo dimostrando dai fatti con fatti che si sono susseguiti a distanza di migliaia di anni. Dio è fedele, cominciamo anche noi a camminare seriamente con Dio. In Esodo capitolo 20 verso 6 dice a noi che se ci consacriamo al Signore, e gli usa benignità fino alla millesima generazione. I nostri figli non li vediamo salvati forse oggi, ma noi continuiamo a presentarli al Signore perché il Signore da un momento all'altro, e io sono a testimonianza, sai perché? Perché io a 23 anni, nato in casa di credenti, figlio di pastore, con i culti che facevamo in casa, Fino a 23 anni sapevo tanto, ma non ero salvato, non ero nato di nuovo. Ma Dio usa misericordia in un batter d'occhio. Il Signore cambierà la tua famiglia se tu sei fedele al Signore. Perché tu sei l'anello di congiunzione per portare la benedizione di Dio nella tua casa. Leggiamo in Esodo capitolo 20 verso 6. Nei comandamenti Dio ha detto questo, io uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei insegnamenti, i miei comandamenti. La tua scelta è per te e per la tua famiglia. In, in, in Atti capitolo 16, nel verso 31, c'è un episodio meraviglioso, un uomo che doveva essere ucciso, messo a morte e non c'era più scampo né per lui né per la sua famiglia. Ma ricevendo Gesù nella sua vita, egli fu il mezzo di, di, di congiunzione perché tutta la sua famiglia fosse salvata. Leggiamo insieme in Atti 16, 31, dice così. Ed essi risposero, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Leggiamo fino al verso 35, 34 e troviamo che il Signore salvò lui con tutta la sua famiglia. Poi annunciarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua. Ed egli li prese con sé in quella stessa ora della notte, lavò loro le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Vedi? Poi li fece salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. Vedi? Tu sei un mezzo di congiunzione. Tu sei un mezzo di congiunzione. Tu molte volte vuoi vedere che gli altri nella tua famiglia se, siano salvati, siano cambiati, siano trasformati. Prima lo devi fare tu, sorella, fratello. Il Signore chiama a te come punto di riferimento. Molti di noi vogliamo che gli altri cambiano intorno a noi, ma non siamo cambiati noi. E il motivo che gli altri non vengono cambiati perché non vedono noi che siamo cambiati. Perciò oggi è il momento che ti riconsacri al Signore, perché molte volte tu pretendi che tuo marito o tua moglie o i tuoi figli siano salvati, ma tu... Sei teorico, sei teorica, ma non hai veramente ancora sperimentato come camminare con il Signore e non ti distingui dagli altri. E perciò non vedi i risultati nella vita della tua famiglia, perché molti, anche quando chiamano pre per pregare, vogliono che cambi, il Signore cambi i loro familiari, ma loro non hanno intenzione di cambiare Abramo. Lui cominciò e tutto il resto continuò. Noi non dobbiamo esimerci dalle nostre responsabilità. Noi dobbiamo essere per primi a dire: Signore, io ti do il mio cuore e persevero nel camminare con te. E poi il Signore salverà te con tutta la tua famiglia. Arrenditi al Signore. Si integro, si integra, comincia un cammino come Dio disse ad Abramo, oggi lo dice a te e a me perché io sono come te. In secondo Pietro 3.9 dice che Dio ritarda le sue promesse perché c'è ancora molto da fare nella nostra vita. La nostra perseveranza ci porta a santificazione. Tutti abbiamo bisogno di rettificare alcune parti della nostra vita. Leggiamo. Non solo Abramo, anche noi. Il Signore non ritarda l'adempimento della Sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, verso di te, verso di me, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungiamo al ravvedimento. Anche Abramo aveva bisogno di un ravvedimento, di tornare a Dio. Quando Dio gli disse, io, so, mia, io sono il Dio onnipotente, cammina in mie presenze e si integro, aveva bisogno di una correzione come ce l'hai bisogno tu e Dio. Dobbiamo rettificare il nostro cammino con Dio, come Abramo, ma le sue promesse sono sì e amen. In Gioele che abbiamo letto, capitolo 2, verso 28, guardiamo come Dio adempie le promesse, noi dobbiamo farle diventare nostre man mano che camminiamo con Dio. Gioele 2, 28 dice: Dopo queste cose avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. Se leggiamo, se leggiamo in Atti capitolo 2, verso 16 e 17, leggiamolo insieme. Ma questo è quando fu annunciato per mezzo del profeta Gioele. Averrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Abbiamo scelto di camminare con Gesù, sì o no? Hai scelto di camminare con Gesù, sì o no? Queste promesse sono anche per noi. La promessa è anche per noi. Come era valida per gli apostoli. 800 anni prima degli apostoli, Gioele ne aveva parlato e Dio fece scaturire questa benedizione su di loro, ma la promesse anche per noi. 2000 anni dopo la Pentecoste la parola del Signore dice ancora a me e a te. Nel capitolo 2 verso 38 la promessa si rinnova per noi. Leggiamo insieme. E Pietro a loro ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Signore grazie, grazie, grazie. È la stessa cosa che disse Dio ad Abramo, cammina integro in mia presenza. Cambiano le parole, ma il succo è lo stesso. Rettifichiamo la nostra vita. Mettiamo ordine nella nostra vita e cerchiamo il Signore, perché nel verso 39, duemila anni dopo, e valida anche per te e per me questa promessa. Dopo 2800 anni dal profeta Gioele, il Signore la vuole adempiere nella tua vita e nella mia vita ogni giorno. Leggiamo il verso 39. Perché a voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani per quando il signore dio nostro ne chiamerà siamo inclusi anche noi perché la fine è vicina in secondo pietro capitolo 3 verso 10 ci dice che il signore ritorna da un momento all'altro leggiamo insieme il giorno del signore verrà come un ladro in quel giorno i cieli passeranno stridento gli elementi infiammati si dissolveranno la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate in più parti è detto che viene come il ladro le sue promesse sono sì e amen nel verso 13 dello stesso capitolo ci dice cosa sta per venire perciò dobbiamo camminare e stringere il nostro rapporto con Dio. Leggiamo il verso 13. Ma secondo la sua promessa, vedi, parla sempre di promesse, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Questa promessa è radicata nell'Antico Testamento, il cielo. Ed è anche è spiegata nel Nuovo Testamento, nel verso 14, leggiamo insieme. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, facciamo in modo di essere trovati da Lui immacolati e reprensibili nella pace. Controlliamo continuamente l'olio nella nostra lampada. E anche oggi il Signore ci ha parlato. Avviciniamoci a Lui. Scegliamo di camminare tutta la vita con Lui. Non a singhiozzi, una settimana più, una riunione speciale e poi siamo lì. Con un tira e molla che non finisce mai. Vogliamo fare come fece Abramo? Abbiamo visto tutte le promesse, si sono adempite. Lui non le ha viste, ma Dio le ha portate a destinazione. Dio vuole portare a destinazione tutte le promesse che ti ha rivolto. Continua a camminare con Lui, rettifica la tua vita. E comincia subito, cominciamo insieme. Preghiamo, prega insieme con me. Signore, ti ringraziamo per l'evidenza di quando tu sei fedele. Facci essere più fedeli a Te. Signore, da oggi decidiamo insieme di voler camminare con Te fino all'ultimo respiro. Insieme ti ringraziamo per la Tua parola. Grazie che anche oggi ci hai parlato e a te diamo lode, onore e gloria, ora e sempre. Amen, amen, amen. Prendi nota dove abbiamo letto, se ci sono dei versi, che senti nel cuore di andare a rileggerli, rileggili. Dio mantiene le promesse. Ebbene Dio piacendo, ci vediamo stasera per il culto di adorazione alle ore 20. E anche oggi il Signore ci ha parlato. Se senti nel cuore di condividere questo messaggio con i tuoi amici, con i tuoi parenti, fallo perché lo Spirito Santo è contento quando noi. Portiamo il messaggio del Vangelo in lungo e in largo in ogni direzione. Ebbene, Dio ti benedica e Dio piacendo ci vediamo stasera alle ore 20 per il culto di adorazione. Pace a te e buona giornata.